Laureato in scienze della comunicazione, scrive su vari magazine, critico cinematografico, autore del libro Filosofia in pillole, parlando di amore, economia, religione, donne, potere e comunicazione. Signori, Davide Carmelo Maria Ortisi. Operatore teatrale del Centro Zucca ad Augusta, nato come centro educativo di ascolto e aggregazione, con funzione di prevenzione primaria delle tossicodipendenze e alcoldipendenze. Attore, cabarettista, sceneggiatore, il nostro Nunzio Lorè. Fiume che ti travolge, mimica gestuale, voce imponente, cultura immensa, giornalista, già direttore in varie testate televisive, noto a tutti in città ma anche oltre. Ha sposato e continua a farlo tanti progetti nel teatro, nella musica, nella poesia, nella letteratura e nello spettacolo. Autore tra le tante opere del dizionario delle parole straniere in uso nella lingua italiana. Signori, il conduttore di Meriti e Demeriti, Giorgio Casola. Grazie che la porta serena nei distretto e in sala vedremo di coinvolgere personale. Nella trasmissione adesso subito cominciamo con il primo ospite. Tracce, impronte, graffi. Sono i segni che percorrono i quadri di questo artista. Le linee incidono la superficie e colpiscono l'occhio. Il colore è steso direttamente con le dita, senza alcuna mediazione tra mano e tela. Le sue opere colpiscono per essenzialità e forza, per i toni scuri che si compongono in un senso drammatico. Kiba ci costringe a guardare con nuovi occhi anche le figure che credevamo più rassicuranti e ci trascina a forza nella loro complessa soggettività, nel loro abisso, che è il nostro abisso e che è oltre la maschera. Signori, Kiba, Joe Saraceno. Allora, Joe Saraceno in arte Kiba. Innanzitutto spieghiamo che vuol dire Kiba. Era un nome d'arte che tempo fa mi ha associato un amico di Siracusa, quando facevo un pochettino di rap, perciò è rimasto questa impronta di nome d'arte. E Kiba, da dove deriva Kiba? Kiba Sapiro. Chissà, è africano, orientale, giapponese. Giapponese. Kiba, c'è anche il Kiwi, c'è anche... cosa c'è? Un'etimologia. Ora vediamo come aforisma. Cosa c'è, Davide Carmelo Maria, per il nostro Saraceno? Abbiamo trovato già un aforisma? Sì, o dobbiamo aspettare che effettivamente ci presenti la sua peculiarità, che è quella di dipingere con le mani? Il buon Cirillo ha fatto la presentazione, mi diceva prima della trasmissione che Gio Saraceno, Gio sta per Giovanni, giusto? Dipinge con le mani. La mia prima domanda è: ma perché ci sono quelli che dipingono con i piedi, giustamente, ma non hanno le braccia, invece Giovanni ce l'ha. E allora che significa dipingere con le mani? Perché anch'io, se volessi, dipingerei con le mani. La Vuota Salerno disegna splendide di china con le mani. Con le mani, però usa la china. La china, cioè, dipinge anche con la bocca. Anche con la bocca, ma che effettivamente si tratta di, giustamente, sì, di sangue. Usa la mano. Allora, che vuol dire? Allora, in pratica, dato che è uno stile molto grezzo, si usa, al posto di usare il classico olio su tela, si usa uno smalto su tela che è quello per pitturare ringhiere di balconi. E... perciò, in pratica, la percezione che c'è con la tela, in fondo, utilizzare un pennello è differente non farlo utilizzarlo con le mani, perché posso dare sfumature differenti che col pennello non posso dare. Ah, ho capito. Noi abbiamo qui alle spalle il ritratto del dittatore autocrate libico Gheddafi. Si capisce subito che c'è questo nero che evidentemente è simbolo di un'avversione verso un personaggio nero, proprio nero, ma nero in tutti anche i sensi. Perché fu
è fumo in questo senso, perché in effetti è defunto. O funesto, come è funesto, vira funestra che infiniti addusse lutti e gli achei, molti anzitempo all'orco, eccetera, eccetera. Anche lui è stato, no, eliminato, è andato all'orco, cioè degli infini. Allora, cosa c'è? Come mai c'è però questo legame? Dire, con, vediamo. C'è da dire che tutti i beni, cioè tutti i mali non vengono per morgere. Per esempio, lui ha favorito l'immigrazione. Ma no, io, gli è dato la no, Nunzio. Noi scherziamo, però io stavo guardando Nunzio perché Giuseppe ce l'ha detto, non tutti i mali vengono per morgere. Ha favorito l'immigrazione qua. Ora, siccome questo è un argomento serio, molto serio, molto drammatico, terribile, ha favorito l'immigrazione. Ha favorito l'immigrazione. Quindi dobbiamo dire grazie a Gheddafi, che è morto. Tramite Gheddafi che è morto, non ci sono stati più dei... Abbiamo avuto anche ospite il Ugo Passanisi, che ha parlato del, sì, certo, del suo libro sulla Libia. Giusto, era sulla... Sì. La Cirenaica, la Tripolitania, quindi oggi si chiama Libia, però Gheddafi la chiamò Jamahiriya, la chiamò, la ribattezzò Jamahiriya. Quella prima di Gheddafi, ai tempi del re Idris. Del re Idris, sì, infatti, nel 69 Idris spodestato da Gheddafi, che allora era semplicemente un tenente e poi si autopromosse colonnello, appena conquistò il potere. Prima di essere tenente era nulla tenente, questo è buono, perché effettivamente... era un beduino, perché lì sono... No, una storia che rievoca un po' la Che Guevara. Giusto. Ora, allora, parliamo di Giuseppe Saraceno. L'età? Io disse, 26. Sempre, no, perché non l'avevamo ancora detto. Però dalla barba sembra ancora più giovane, infatti. Qual è l'attività oltre a questa? Come, cos'è? Un'attività professionale? Un hobby. E allora l'attività vera qual è? Disoccupato. No, meno male. Loro ogni tanto precario. Ah, come geometra. Io ho molti hobby, ho bisogno di lavorare. Ho bisogno di bere, ho bisogno delle donne. Ecco, questo è buono. È giusto, giusto, carino, molto carino. E allora, noi non è che possiamo vedere all'opera Giuseppe Saraceno, no. Abbiamo una clip, eventualmente chiediamo al regista se può mandare una clip, eventualmente. Perché? Allora, come nasce un quadro del genere? La base qual è? Ovviamente c'è un disegno iniziale, suppongo, un disegno preparatorio, no? Sta fatta col carboncino. Ah, col carboncino. Non sono i disegni preparatori come Michelangelo, Leonardo, la battaglia di Anghiari, no, quella non c'è. Non c'è, è una cosa più semplice. Ma è una ritrattistica in genere, ho visto una clip in cui si vedono volti. Sì. Volti un po' macabri, se non sbaglio, sì, quella clip, giusto? Faccio sempre cose brutte. Ecco perché ho pensato di farti un ritratto. Magari sì, per carità, sai, invece probabilmente mi fa più bello di quello che, cioè, perché uno mi vuole fare bello, ma infatti mi è brutto, mentre così forse al contrario. Detto questo, ma il nero mi sembra dominante, quindi c'è un tono pessimistico, mi sì. sembra, c'è qualcosa di proprio non direi bidioso, altro nero, arte contemporanea. Siccome in pratica viviamo in tempi di cacca, come si dice? Di merda, possiamo dire. Esatto, viviamo in tempi di merda, non ci faccio quadri di merda. Ho una battuta è simpaticissima, però autoironica e interessante. Ma questi quadri sono stati esposti, vengono venduti, li acquistano come attraverso il mercato di internet? Perché mi pare che esposizioni, da noi ancora non ne ho viste, esposizioni in gallerie o no, collettive. Fino a febbraio abbiamo fatto una mostra all'Associazione Culturale Corpo Terzi. Ah, ecco, forse in un ambito un po' più ristretto. No, perché di solito queste mostre, la Foto Salerno se lo ricorderà, anche noi una volta presentavamo anche le mostre dei pittori, anni fa, venivano queste mostre in ambiti direi istituzionali, per esempio il Salone del Municipio, o altri ambiti, e quindi erano più visibili al pubblico, mentre una istituzione privata un po' ha un pubblico più ristretto, sbaglio? Sì, vabbè, è sempre un'associazione che ambisce a esporre nuovi talenti, nuovi artisti. Nuovi talenti, infatti questa trasmissione anche, noi abbiamo scoperto, ad esempio Davide l'abbiamo scoperto, no? E quindi adesso è diventato un talentuoso,
diventato anche quando ma si già era conosciuto che non lo trovavano da tempo, cioè, grazie, grazie a questa trasmissione adesso lo hanno ritrovato, lo hanno visto anche beh, guardate ragazzi, adesso a parte le battute abbiamo un ospite, Aldo Padania, che ha cantato, ve lo sapete, e ha ricevuto in internet complimenti anche da persone che l'hanno visto in Canada o Canada, credo si voglia, in inglese, francese, in Argentina e altre cose. Quindi adesso Joe Saracino potrà vendere i suoi quadri anche in Libia, per esempio, perché se qualcuno... In Cirenaica, in Tripolitania, no? Per esempio, giusto? E a parte il soggetto come Gheddafi, che è legato alla immigrazione di questi suoi conterranei, ma dico, quali altri soggetti sono? Per esempio, ho fatto tempo fa l'ex statale 114. La nostra ex statale. La nostra è un caratteristico paesaggio di Augusta. In genere le persone normali, cioè le classiche persone che fanno pittura, disegnano sempre paesaggi belli. Ah, ecco. Io disegno sempre il lato negativo di Augusta. Infatti, l'abbiamo visto, è nero. C'è sempre però il lato negativo in realtà diventa il lato positivo perché è su tela. Diventa anche una denuncia. Diventa una forma di arte. Ah, certo, arte certo. E denuncia nel contempo. Tipo i veristi verdiani che denunciano. Per esempio io proporrei l'autostrada di Carini. L'attentato a Falcone. Capaci. Capaci appunto. Capaci. C'è anche il museo della mafia. E allora... l'auto pure... Siamo stati tedeschi, per favore, ci stanno sfrugoliando sopra, per dire il napoletano al riguardo. E allora, quindi il lato negativo, però quindi ha ragione Nunzio in forma di denuncia oppure perché è una scelta? Semplicemente è arte contemporanea, perciò l'arte contemporanea, in quanto un artista deve dipingere sul luogo dove vive e il tempo... Cioè, il tempo il qui è ora. Certo. Giustamente uno dipinge, per esempio ho dipinto anche dei politicanti. Ah, i politicanti. Non i politici, i politicanti. No, questa distinzione è molto capziosa. Che parlano in politichese. E quindi, beh, in senso negativo, ovviamente, sì. Capisco. Politicanti... Per quanto riguarda Augusta, io prendo molto spunto, è una mia grande ispirazione Augusta per quanto riguarda il settore negativo. I politicanti. Ma per quanto riguarda tutto, paesaggi, politici, immigrazione, tutto. Ma questa immigrazione, bisogna vedere che è positiva o negativa? Negativa. Beh, è insostenibile per me, secondo me. Siccome poco fa sembrava quasi che avesse favorito, sembrava quasi un fatto positivo, in realtà... Oh. Sta diventando un impatto oneroso proprio per tutti quanti, per l'Italia intera. Comunque le culture della nostra città servono a dare anche un po' di... è un pretesto per dare una forma di arte. È un'energia che viene codificata in senso artistico. Sapete come parla bene questo? Un'energia che viene codificata in senso artistico. Viene codificata l'energia. Non so se è una mia impressione. L'energia viene codificata. Codificata. Perché se bisogna decrittare, bisogna decrittare il codice. Decrittiamo il codice. In violenza. Siamo attenti. Questa energia negativa poi ha un impatto. Quindi c'è la possibilità a codificare. Ma questo qui è pericoloso perché bisogna stare attenti. Gli sta dando un input a Joe Saraceno terribile. Io codifico nella scrittura, cioè chi codifica nell'arte. E lo vogliamo provare un aforisma adeguato a Joe Saraceno. Oggi di artisti ne abbiamo tanto, quindi dobbiamo cercare un po' di stringere. Infatti, un rigo, anzi, un rigo è una loro. Questa è che l'hai scritta, così dopo allora, l'arte denuncia le brutture che abbiamo intorno ed elogia le bellezze che ci circondano. Allora, l'arte denuncia le brutture che abbiamo intorno ed elogia le bellezze che ci circondano. Va bene, visto che fa un gesto anche espressivo. È un po' di pantomima, allora, vuole, no?
Quindi Gheddafi e poi quali altri personaggi? Politicanti di Augusta, altri personaggi. Ma hai fatto anche Bin Laden? No, no. No, come mai? Non mi scusavo. C'è ispirazione. Perché Bin Laden anche se l'è vista brutta. Anche lui fu. Fu. Ma un po' è un manierismo di Andy Warhol, cioè nel ritrarre un po' i No, ma lui è nero, Andy Warhol era tecnico, lui è un po' nero da questo punto di vista, quindi è pessimista, fortemente pessimista. Più altro, diciamo, più alla Munch che al Munch. Ah, ecco, Munch, quello il famoso dell'urlo, attenzione, poi rubarlo, su questo rubarlo, attenzione, poi lo hanno... Forse era una copia. No, rubarlo qua. Va bene, io a questo punto, non potendo vedere dal vivo, vorrei capire ancora di più come funziona questa tecnica pittorica. Allora, si disegna e poi? È una bozza per capire, dato che la faccio in maniera, come si dice, a terra, cioè, dipingo direttamente in maniera... Quindi non sul cavalletto? Non sul cavalletto. Ma su un tavolo? Sul tavolo, su quello che capita. Insomma, se c'è una base che ti dà la possibilità. Se un quadro è abbastanza grande, allora faccio delle bozze col carboncino per capire la dimensione delle facce, del corpo. E se invece è un quadretto piccolino, addirittura uso il... Ogni tanto l'utilizzo del pennello solo per non mescolare linee dello smalto con, per esempio, il ciglio, dato che sono piccolezze. Però in genere faccio una bozza e butto un po' di pittura con le mani direttamente, staccetti, carta vetrata, queste cose così. E poi attraverso le dita che sono inguantanti, abbiamo detto, poi avviene questa... Un po' di sfumature. Con le sfumature, ecco, abbiamo una bocca in effetti senza denti, espressiva, molto espressiva. E su, a parte la battuta, e giustamente richiamando Munch, come fatto, come era ispirato, un quadro dell'espressionismo. Quindi è molto espressionista questa. Non abbiamo bisogno di parole. Non abbiamo bisogno. Io vorrei sapere dalla regia se ancora abbiamo la possibilità, perché qui abbiamo questi tempi, abbiamo anche gli ospiti. Allora, 26enne, Gio, come mai questo Gio, anziché Giovanni, troppo Gio è troppo banale? È una cosa che ho messo su Facebook, niente di che. Resta internazionale, a sto punto domandiamocelo. È una abbreviazione, no? Era un po' quando c'è il nome Massimiliano, che è lungo, Ugo, tu lo chiami subito, cioè per abbreviare i tempi. Giuseppe con Peppe. Infatti. Sì, Peppe, una abbreviazione. Il nostro, mentre il gioco internazionale, ecco perché dicevo. Allora, si vendono i quadri sul canale internazionale? Stavo per dire internazionalmente. Comunque non tutti gli artisti vogliono vendere i quadri. No, perché vogliono accumulare più quadri possibile per poter fare le mostre. Quindi... Così quando poi muoiono, sì, no. Quando poi muoiono lasciano i quadri agli eredi. Non vogliamo essere così sarcastici, però. No, perché in effetti i quadri hanno valore quando muore l'artista. È anche una forma di investimento. E non c'è dubbio, investimento in quel senso. Uno, c'è un artista, non facciamo il nome, lo chiami Gabazzisi. Sì, Gabazzisi, come diceva Montalbano, no? Perché così, è veramente così. Per uno deve morire perché possa avere. A lungo termine. Allora, compriamo un Botero che ancora è vivo. Sì. Botero è già una forma d'arte diversa. Perché perlomeno deve, in ogni caso, trovare un compiacimento dell'artista nel avere il quadro. C'è un compiacimento allora alla fine. Certo. No, una sorta di ego che viene soddisfatto. Sì. E come parte? Da dove viene l'ispirazione? Ad esempio, se io vedo lo re e lo voglio dipingere, riusciamo a... c'è l'ispirazione? Non so, andiamo avanti. Dipingiamolo. No, adesso a parte le battute, dico, veramente... Mettiamo a fianco anche Perché si parla di brutture, quindi... No, perché adesso lui è attratto da personaggi... Brutti, neri. I politicanti in chiave negativa, questi personaggi, quindi c'è un'attrazione per l'horror a questo punto, quasi. Per l'horror, diciamo che sul realismo. Sì, d'accordo, il realismo, se io dipingo Davide, anche un personaggio irreale, perché lui è fantasmatico, è platonico. Lui è come quel giornalista di...
Rete 4. Fantasmagorico. Emilio Fede. È irreale, anche le sue notizie erano irreali. Vabbè, ma quello... Io non faccio notizie. Fede, da... Fede doveva dar fede alla sua parola, mentre lui è soltanto, diciamo, uno che ha riflettuto a lungo e poi ha messo in una carta. C'è stata una riflessione. Abbastanza. Beh. Sì. Allora, riflessione sui quadri, riflessione... Quindi è una, la domanda è questa, le persone che magari stanno in questo momento anche qui in platea si domandano com'è un giovane così, appunto giovane, come Giuseppe Racino viene ispirato da questo tipo di soggetti. E questa è la domanda che penso che ci sia, no? L'avete poi, scusate, ragazzi, l'avete un po' questa domanda qui? L'avete questa domanda? Abbiamo una bella ragazza in prima fila, non so se la possiamo inquadrare, poi la cerchiamo di coinvolgerla. Ecco, siamo una bella ragazza come lei, la potremmo dipingere. Sì, ma l'ho dipinta, attenzione. Oh, ma come? Non voglio fare battute adesso, nudi o non nudi, ma dico il colore, c'è stavolta. Sì, sì, sì. Una bella ragazza, appunto, ecco, la stiamo inquadrando. Mi sto benissimo, un bel sorriso, brava, e ha capito la situazione. E quindi la potremmo dipingere come? A colore o... E quale colore sarebbe dominante? Un giallo. Un giallo, visto? Allora ci siamo. Lo smalto come pittura, come materiale, sì. Fa risaltare di più, sì, giusto? La lucentezza, a parte che costa di meno in confronto al... Ah, ecco, interessante questo. Giorgio, come interessante potrebbe... questo, costa di meno. Cioè, lavorare bisogna con adattarsi con i materiali che abbiamo, l'artista bisogna sempre adattare quello che ha con l'arte. Ah, lo smalto quello che serve per le automobili, o no? Per ringhiere, per ringhiere. I balconi. E quindi per la ragazza, quindi per la ragazza, per la ragazza è giallo. Giallo. Per Giorgio che colori utilizzereste? Vediamo cosa scegli. Vediamo. Un blu notte, è sempre blu, scuro, nero. Mi viene di ora mia, allora, ma questa è tela autentica oppure contraffatta made in Cina? Ah, ecco, ma dico, c'è la tela, intendo, non è un compensato legno, le venature del legno che vengono sfruttate, tela, e questa costa però. Sempre 10 euro, no? 10 euro. Che sono per spese irrisorie. D'accordo. Ma con niente, diciamo, ce la possiamo fare. Così. Benissimo, allora, Giosa Saraceno di Augusta, che vive ad Augusta, giusto? Purtroppo. Fa il geometra. Come professione. Ah, sei geometra. Geometra, l'ha detto prima. Geometra, 26enne, 27 fra un po', ho già compiuti. Già compiuti. Celibe, ancora celibe. Ora, se dovesse portare alla fidanzata come dono di nozze, di fidanzamento, cosa potrebbe dipingere Gio per questa ragazza? Vediamo un po'. Una cosa così. Una cosa così. Una rosa. Una rosa. No, un autoritratto. Un autoritratto suo. Cioè, autoritratto. Un'espressione del viso in un momento. Come dono. Della donna. Della donna. Della donna. Oh, Davide, della donna sta dicendo. Non espressione sua. Va bene, allora, nell'attesa di vedere eventualmente Gio Saraceno all'opera, dal vivo, come qualche altra volta in altre trasmissioni, grandi trasmissioni, Rai o anche della Sicilia, hanno fatto vedere pittori che hanno dipinto dal vivo, sarebbe interessante vedere appunto questa operazione a smalto. Allora, nella speranza di poter continuare nell'attesa in un altro momento, ringraziamo Gio Saraceno per questo suo quadro, lasciamo qui, sì, giusto? Sì, come scenografia, anche se forse porta sfiga, chi lo sa. Ma noi in senso apotropaico, cioè facciamo gli scongiuri, ce lo teniamo buono. Possiamo anche capovolgere. Lo spirito, lo capovolgiamo, lo spirito di Gheddafi. Questa porta fortuna, capovolgere. No. Se vedete quello spirito di banco, questo è lo spirito di Gheddafi. Tu che fai teatro, sai lo spirito del banco. Oppure sotto e sopra, perché è stato, no, non è stato decapitato, però è stato... No, decapitato no. Qualche altro, forse. Decapitato no, qualche altro in passato, sì. Soprattutto Luigi XVI. Insomma, stiamo trattando di una felicità... A Luigi XVI ci dà gara a destra. Fantastico. Molto bene. Grazie a Giuseppe Saraceno e grazie...